Chimeia, in collaborazione con Orogel, presentano Alimenta la mente, il nuovo progetto educativo dove si impara giocando. Laboratori sensoriali, cucina esperti per unire famiglia, bambini e scuola in un nuovo modo di educare. L'alimentazione vista con occhi nuovi e raccontata dai bambini ai bambini. Attenzione, concentrazione, rendimento, ma senza togliere mai il divertimento. Buongiorno e ben ritrovati ad Alimenta la Mente, la nostra trasmissione dei bambini per i bambini che parla di alimentazione. Oggi protagonista della puntata è l'olio. Diamo subito la parola a Sara Biondi, la nostra dietista, responsabile scientifica della parte nutrizionale del progetto, che ci spiegherà quali sono le proprietà e l'importanza dell'ulivo e dell'olio nella dieta dei nostri bambini. L'olio extravergine di oliva è uno dei vanti della cucina italiana e della dieta mediterranea. È un prodotto molto prezioso e molto nobile proprio perché deriva dalla spremitura a freddo delle olive, che ne conferisce un'acidità molto bassa e quindi una quantità di acido oleico ad hoc per tutto quello che viene considerato favorente la salute, le problematiche cardiovascolari e la prevenzione di molte problematiche tipiche dell'alimentazione occidentale. Ci sono delle olive di colore verde, delle olive di colore viola. Le olive possono essere di varie tipologie, si preferiscono olive più o meno fruttate in relazione a quello che poi vuole essere anche l'aroma che viene dato all'olio. Di grande importanza è il tipo di spremitura ed è anche la qualità della spremitura, dove devono essere mantenute una percentuale di umidità e una percentuale di foglie e di pulizia delle olive molto alta. L'olio extravergine d'oliva è ricchissimo di vitamina E, che è anche considerata, chiamata anche tocoferolo, ed ha un potentissimo effetto antiossidante, uno dei più importanti proprio per quel che riguarda la salute, la crescita e la cura delle cellule. È molto importante che i bambini siano a contatto con la cultura del come si fa per imparare poi da grandi a riconoscere la qualità, sia in base alla loro esperienza sensoriale, sia in base al gusto, ma anche in base al come viene fatto, e quindi giustificare più o meno il prezzo, che nell'olio extravergine d'oliva è un fattore di qualità. Bentornati in studio, diamo ora la parola alla scuola dell'infanzia Santa Maria Ausiliatrice di Forlì. La scuola materna oggi porterà i propri bimbi a vivere un'esperienza innovativa, raccoglierà le olive e poi le porterà a un frantoio dove verranno trasformate da olive ad olio. Buongiorno bambini. Buongiorno. Buongiorno, benvenuti alla fattoria Quinza. Si può sapere cosa siete venuti a fare qua? A fare l'olio. Ah sì? Allora bambini, per fare l'olio cosa ci vuole? L'uva. No. Chi ha detto l'uva? Le olive. Le olive, ci vogliono le olive. E le olive dove sono? Su marciapiede? No. Nel campo. Che siano proprio così, un po' verdi e un po' viola, tutte insieme, così mescolate. Ma per raccoglierle, adesso useremo il sistema dei contadini quando raccolgono le olive. Che cosa abbiamo fatto oltre a raccogliere le olive? Pettinato l'albero. Hai pettinato un albero? Ma con cosa? Con Raffaello. Oh,
quando non pettinavate che cosa facevate, scusa? Tireremo la rete, poi tutte le olive sono cadute. E voi le avete salvate. A questo punto il contadino diventa una specie di pescatore per raccogliere le olive dalla rete. Tiriamo su. Mettiamo qui il secchio, facciamo una bella gulpè e la mettiamo dentro, così, ecco. Pulire le olive da quello, dai rami, dalle foglie. Dalle foglie e anche dalle olive rotte. Abbiamo visto i procedimenti della creazione dell'olio. Qual è un procedimento? Quale ti è piaciuto di più? Le olive che cadono nella rete. E quello dopo vengono? Cosa ci abbiamo fatto? Vengono? Scivolo. Vengono pulite e le abbiamo fatto lo scivolo. Oggi, oltre ad aver scoperto come si raccolgono le olive, siamo andati a fare l'olio. E dove siamo andati? In quell'ufficina dove fanno tutto l'olio, dove c'è quella macchina tutta dura. Dalla fattoria Quinsà siamo arrivati a Brisighella, al frantoio cooperativo della CAB, si chiama. Siamo qui nel giardino dove ci sono gli attrezzi che si usavano una volta. Vedete queste due grandi ruote di granito, cioè di roccia durissima? In questo grande piatto, in questo grande catino, venivano messe le olive, come quelle che abbiamo raccolto noi stamattina. Poi alla macina si attaccava un asino che le faceva girare in tondo, girava in tondo e così si schiacciavano le olive. E dopo, dalla pasta che si formava, si poteva estrarre l'olio. Adesso questa macina non si usa più e vedremo dentro che cosa si usa di diverso. Dopo che sono state pulite, vengono tutte quante tritate. Vengono tutte tritate. Indietro con le mani. Attenzione. Qual è stata la cosa più divertente di questa mattinata? Quel tubo che portava via le bucce, le metteva sopra il trattore così le portava via. Anita e Federica, ditemi un po', vi siete divertite stamattina? Sì! Ma questo olio, ce lo siamo mangiati? Sì! E con cosa? Con il pane. E ti è piaciuto parecchio mangiarlo col pane? Sì! Bentornati in studio, ridiamo la parola alla dottoressa Sara Biondi che ci racconterà brevemente quanto può essere nutriente, semplice ed efficace una merenda a base di olio. Noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana con la nuova puntata di Alimenta la Mente. La merenda per i bambini deve essere un momento di pausa ma anche di esperienza con il cibo e quindi è importante che
Attraverso la pausa il bambino attribuisca al cibo un valore di stop della giornata o di quello che sta facendo. Però è importante che la merenda sia salutare e quindi nel bambino, quando si può scegliere un prodotto semplice, un prodotto anche un po' che ricorda la merenda della nonna come pane e olio, riusciamo a dare sia una valenza, come dicevo prima, di pausa, ma anche una valenza nutritiva. Infatti pane e olio hanno nella loro semplicità quello che è essenziale per il bambino nel momento di stop dal gioco o dai compiti. Tu lo mangiavi a casa il pane con l'olio? No. E adesso tornerai a casa e dirai alla tua mamma che vuoi mangiare sicuramente il pane con l'olio, vero? Sì. Tu eri abituata invece a mangiarlo a casa, il pane con l'olio? E anche col sale. Ah, ci metti anche il sale. Ah. Presenta una forma di carboidrati complessi, si preferisce sempre un pane semplice come il pane montanaro e l'olio che è una fonte di grassi buoni e quindi grassi che fanno bene alla salute e al cervello, omega 3, vitamina E, tocoferolo e anche altre sostanze antiossidanti e nutritive contenute nelle olive e in questo modo riusciamo a dare al bambino pochi zuccheri di cui non ne ha bisogno. Perché comunque gli zuccheri sono una fonte di carboidrati semplici che eccitano il bambino e quindi se non spende subito l'energia rischiamo di metterli da parte. Ma riusciamo anche a dare una buona quota di grassi di qualità che rallentano la digestione e fanno sì che in quella pausa, quando il bambino introduce lo spuntino, riesca ad arrivare al passo successivo, che può essere il pranzo o la cena, non eccessivamente affamato. Ripetiamo l'operazione, andiamo a annusare, uno, occhi chiusi, due e tre, annusare. E tu, in smania ogni cosa, mangiavano il grano, le ciliegie, mangiava tutto, si perdetti, via di qui, andate a mangiare il mio vicino, non da me, via, 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 via.